bentornati a Sformat. Anche oggi siamo ospiti delle cucine della mensa dell'Università Luis Guido Carli nella sede di Via Pola, che è gestita da Cheer Food. Anche oggi avremo due studenti, anzi in questo caso studentesse, che si sfideranno nella nostra cucina. E allora non perdiamo tempo, andiamole a conoscere. Andiamo a conoscere la nostra prima concorrente, Iole. Raccontaci un po' di te. Allora, io faccio il primo anno a Scienze Politiche, qua alla Luis Guido Carli, quindi sto ancora imparando qualche ricetta da fuori sede e oggi sperimenterò una ricetta che ho imparato proprio durante questo primo anno di università. E vengo da Reggio Calabria, quindi comunque la cucina calabrese è rinomata, diciamo, in tutta Italia per essere molto saporita. Esatto. Quindi spero di portare alto il rispetto della mia regione. Esatto, anche perché la tua sfidante non è da meno, perché anche lei del sud è di Palermo. Abbiamo qui con noi Emma. Ciao Emma. Ciao, io vengo dalla Sicilia e quindi scontro a fuoco con Iole. Siamo colleghe e vado anch'io a Scienze Politiche da quest'anno. Ci divertiamo abbastanza a casa perché cuciniamo spesso insieme e quindi questa volta sarà una sfida diversa, più ufficiale, e quindi spero che vinca la migliore. Insomma, una sfida in famiglia praticamente. Famiglia non lo dire, perché lei non è siciliana, quindi non lo dice in famiglia. Quasi. Spiegacelo quasi questo siciliana, quasi. Reggio Calabria e Sicilia. Perché sono vicina, poi comunque qua ho tutti amici palermitani, non so se dire purtroppo per fortuna, però dico per fortuna. Per fortuna assolutamente. Il tema della puntata vi potrà sembrare semplice, ma non lo è affatto. Lo diciamo tutti insieme? 1, 2, 3. Il pollo! I concorrenti avranno 20 minuti di tempo per preparare la loro ricetta. Qui vediamo gli ingredienti che sono già stati posizionati e l'unica cosa che ci resta da fare, mie care, datemi una stretta di mano iniziale, così iniziamo subito nel migliore dei modi. E allora Adele, lo vuoi dare tu il via alla gara? 3, 2, 1, via! E sono partiti i nostri 20 minuti, ragazze. Prego, potete incominciare subito a cucinare. Voglio vedere intanto qua, Emma, che ingredienti hai scelto per questa tua prova qui a Sformat. Allora, è semplicissima, sono cose che comunque tutti abbiamo a casa, sempre. Pollo, aceto, che è un ingrediente necessario per questa ricetta. In questo caso è particolare l'aceto, però. E aceto balsamico. Ottimo. E farina, sale e poi, vabbè, il pomodoro e il rosmarino, giusto per fare l'insalata accanto. Perfetto, allora ti lascio lavorare in totale tranquillità. Adele, invece, dall'altra parte che succede? Allora, Iole, tu qual è la ricetta che ci stai per preparare? Allora, io preparerò pollo con limone e prezzemolo. Come puoi vedere, ho già iniziato a tagliare il pollo, che poi andrò a fare in padella, sfumandolo con del succo di limone. E aggiungerò anche prezzemolo, pan grattato e anche un po' di parmigiano grattugiato. Allora, Eugenio, a differenza dell'altra puntata, questi sono piatti decisamente più leggeri. Sì, leggerissimi, ma io so che tu cucini un pollo un po' più corposo. Sì, diciamo che non è una ricetta molto estiva, ma è veramente, veramente speciale, anzi è magica. Viene definita magica. E allora facci vedere questa ricetta del tuo pollo magico. Ve la faccio vedere subito. La ricetta che sto per preparare l'ho chiamata il pollo magico, per la quale ci serve del pollo già tagliato a pezzetti, della farina, il curry, ma soprattutto il latte di cocco. Iniziamo mettendo il pollo già tagliato a pezzetti dentro la farina. Il titolo di questa ricetta è appunto pollo magico. Perché? Perché la mia coinquilina, infatti questo piatto è stato inventato proprio per lei, solitamente mangia veramente veramente poche cose, al contrario di me, per cui ho dovuto inventarmi una ricetta che riuscisse a soddisfare i suoi gusti. E visto che si è innamorata così tanto di questo piatto, è stato chiamato magico. Ora prendo l'olio, lo metto nella padella, perché dovrò rosolare un attimo i pezzetti di pollo che ho già tagliato. Giro la padella così l'olio arriva in tutte le parti. Allora cominciamo a mettere il pollo in padella. Ora l'importante è girare il pollo per evitare che si bruci, anche perché la cottura non è semplicemente questa rosolatura in padella, ma avremo un tocco speciale dopo. Aspettiamo che il pollo sia tutto ben rosolato, non ci devono essere parti bianche con farina ancora palesemente cruda. Se avete un po' di abilità potete anche smuovere il pollo così. Alziamo
un po' la fiamma. Quando il pollo sarà tutto ben rosolato, per cui la farina non si vedrà più e comincerà a avere questo colore giallognolo, andiamo a prendere la confezione di latte di cocco e la versiamo tutta in padella. Quello che ora dovremo fare sarà aspettare che il latte di cocco si cominci ad addensare insieme alla farina del pollo. Infatti, dopo qualche minuto di cottura potremmo anche prendere della farina e aggiungerla al nostro latte. Ora che il latte si è decisamente addensato, mentre il pollo è ancora in cottura, prendiamo il curry e lo spruzziamo totalmente sopra la nostra ricetta. Il curry che abbiamo aggiunto darà sia un tocco di colore alla nostra ricetta, ma si sposerà perfettamente con il dolce del latte di cocco. Questo è il piatto che io vi suggerisco e, visto che ha avuto davvero tanto successo tra tutti i miei amici, vi consiglio veramente di provarlo a casa vostra. Emma, abbiamo visto che studi scienze politiche, prima mi hai detto da adesso, perché da adesso? Che è successo? No, niente, studio qua da settembre, quindi cambio radicale di vita come penso tutti. E siamo la maggior parte qui fuori sede, quindi è un'esperienza abbastanza condivisa. E è sicuramente da consigliare a tutti, perché da settembre nulla è andato male, cioè tutto quello che mi aspettavo è andato, non dico come mi aspettavo, ma anche meglio. Quindi assolutamente positivo. Benissimo, ma io ti voglio dire un'altra cosa. Tu stai qua in questo momento infarinando i pezzi di pollo che hai tirato a strisce, giusto? Perché cosa succederà dopo? Allora, infarino il pollo e poi va in padella a cuocere. Perfetto, e questa ricetta da dove proviene? L'hai inventata tu o la cucinavi, che ne so, al tuo ragazzo, alla tua ragazza? No, ragazzo, ragazza, nulla. Nessuno si merita ancora la cucina. Comunque, non ricordo sinceramente da dove l'ho pescata. So solo che un giorno mi sono svegliata, avevo il pollo a casa, l'aceto balsamico, ho detto cosa faccio, e quindi è andata così. Hai fatto il pollo all'aceto balsamico. Direi perfetto. Adele, che succede dall'altra parte invece? Io, le spiegaci esattamente che cosa stai per fare a questo povero pollo. Allora, sto iniziando a sistemare un po' gli ingredienti, perché comunque questa è una ricetta che si fa in 5 minuti. Infatti è utilissima come ricetta estiva, anche da far provare alla famiglia quando si torna a casa dopo un anno fuori sede. Per far vedere che sei diventata una brava cuoca, che quest'anno è stato molto utile perché ti ha fatto diventare una persona responsabile. Ma certo, tu sei diventata... Certo, più responsabile. Certo. Io prima non riuscivo a cucinare nulla, non sapevo nemmeno lavare un piatto, invece adesso, ahimè, devo provvedere a tutte le cose a casa e contemporaneamente anche studiare. Quindi. Io ho imparato a utilizzare la lavatrice, che è stata una grande vittoria per me. Non l'avevo mai toccata in tutta la mia vita. Quindi ora che cosa farai esattamente? Allora, adesso inizierò a fare il pollo in padella. Allora, hai messo l'olio in padella, sì. Cos'altro metterai in padella? Uno spicchietto d'aglio in camicia, per dare un po' di sapore. Perché, come abbiamo imparato nella scorsa puntata, per evitare di distruggere le nostre relazioni sociali, è meglio che l'aglio lasciarlo in camicia, così che l'alito resti decente. Ma allora, cosa hai fatto adesso? Allora, ho tagliato i pomodorini, pronti per dopo per l'insalata. Pollo pronto, infarinato, sale messo, adesso siamo pronti per metterlo in padella. Quanto olio più o meno? Regolatevi voi a seconda di quanto pollo avete, comunque non troppo e né troppo poco, insomma. Dall'altra parte penso che la padella che ha messo sul fuoco Iole stia quasi per andare a fuoco, quindi è meglio che torniamo da Adele. Viole, vediamo come metti il pollo nella padella. Va bene. Allora, iniziamo a mettere il nostro pollo già tagliato in padella con l'olio caldo e un po' d'aglio. Tra un po', a metà cottura, andremo a sfumare con del succo di limone, che darà molto sapore e sarà anche una ricetta abbastanza fresca per l'estate. Quindi il pollo è quasi pronto, a questo punto possiamo aggiungere del succo di limone. Io metterei comunque il succo di mezzo limone o anche uno, dipende dai gusti, perché comunque ha un sapore molto aspro. Ma
dimmi, Iole, tu Emma la conosci molto bene, bene, come, che tipo di amiche siete? Allora, diciamo che stiamo quasi convivendo in questo periodo perché lei abita da sola, quindi mi ritrovo spesso a restare a dormire da lei o anche mangiare, perché devo ammettere che la mia sfidante è una brava cuoca. Assolutamente sì, infatti mi sembra abbastanza strano, vista la nostra continua convivenza, che non ci sia qui a Iole a dirmi no, non si fa così, non si fa così, dove stai andando, cosa stai facendo, faccio io. Ok, adesso aggiungo il sale. Quindi adesso prenderò un po' di pan grattato da aggiungere al pollo, che darà comunque un bel sapore e anche un senso di croccante, perché così è più sbrigativo anche per noi studenti semplicemente aggiungerlo in padella insieme al pollo senza dover impanare il petto da prima, e comunque il risultato sarà sempre buono. Bene, io ormai è finito. Eh sì, te l'ho detto, è una ricetta molto veloce e semplice. Infatti adesso basterà aggiungere solo un po' di prezzemolo che ho precedentemente tagliato, che con il limone ci sta molto bene, e giusto una spolverata di parmigiano, che sembra che non ci stia bene, ma in realtà ci sta molto bene come sapore. Bene, il mio pollo è pronto. Sembra un pochino bruciacchiato, forse il pan grattato, ma sono sicura che sarà buonissimo comunque. Lascia decidere a me e Adele, che siamo due giudici severissimi. Ecco, riprendiamo invece con Emma, che ha messo la sua padella con l'aglio sul fuoco. E adesso cosa farai? L'aglio l'ho tolto per sicurezza, per evitare che si bruciasse. Prendo il pollo, okay, e lo metto in padella. E adesso deve cuocere finché non diventa dorato. Questa domanda te la volevo fare per forza. Chi tra te e Iole è meglio in cucina? Vabbè, ma qui la domanda ovviamente ha una risposta scontata, se la chiedi a me. Direi che entrambe siamo portate per la cucina, abbiamo fantasia, ci divertiamo, però come dico sempre a lei, non c'è storia, cioè io. Nel frattempo finiamo la tua ricetta, quindi fai rosolare i petti di pollo che avevamo precedentemente infarinato. Ok, e adesso questi straccetti stanno dorando. E appena sono a cottura quasi completata, si sfuma con l'aceto balsamico. Ecco, se sfumate dell'alcol a fiamma alta, nelle cucine anche che abbiamo in casa, state molto attenti, potrebbe prendere fuoco tutto e a quel punto chiamate i vigili del fuoco. In questo caso il rischio è minore, ma è sempre buono abbassare la fiamma. Il pollo di solito è un piatto tristissimo per noi studenti fuori sede, perché arriva quel pollo lì, lo vediamo in frigo, diciamo cosa facciamo, ed è veramente veramente triste. Invece sia come lo sto facendo io, sia ahimè come lo sto facendo io, è un'ottima soluzione. Una cosa importante in questo piatto è che si crei una sorta di glassa, e è un trucco per far venire insomma una crema abbastanza fluida e aggiungere un po' di farina mentre sta cuocendo il pollo. Ok, adesso ho finito e quindi possiamo soltanto impiattare. Perfetto, assolutamente sì, cominciamo a impiattare e andiamo a vedere i nostri giudizi. Pomodoro, giusto per non far, ripeto, il pollo è già abbastanza triste di suo, è molto più buono così, però accanto mettiamo un'insalata. Rosmarino. Finito. Iole sta per impiattare il suo piatto, ma ricordiamo a tutti quanti che noi siamo studenti fuori sede, per cui a noi dell'impiattamento da grande chef con tutte cose non ce ne può fregare di meno. Per decorare io metterei giusto un paio di fettine di limone, così, che non ci stanno male, e anche magari un pochino di prezzemolo, giusto per riprendere un po', un po' di colore. Anzi, secondo me è ancora più buono se ci aggiungo ancora un po' di parmigiano. Il mio piatto è pronto. Eugenio, siamo pronti per assaggiare? Assolutamente sì, Adele, assaggiamo. Ed eccoli qui i piatti delle nostre due concorrenti. Direi di iniziare da quello di Iole, perché sicuramente il sapore è più delicato di quello di Emma. Ok, perfetto. Ci potete tenere i microfoni, per favore? Grazie.
Grazie. Allora, a me è piaciuto molto l'accostamento limone e parmigiano, è una cosa che non avevo mai sentito, ma il sapore del prezzemolo, che personalmente a me non fa impazzire, secondo me ha coperto un po' troppo la particolarità del piatto. Allora, guardi, ti dico invece che per quanto riguarda i sapori sono ben distinti, si sentono tutti, dal pangrattato al parmigiano, il limone e il prezzemolo. Prezzemolo forse un po' meno, Iole. E ti dico anche un'altra cosa, quando il limone è troppo aspro, puoi utilizzare per correggere l'acidità anche nella passata di pomodoro un cucchiaino di zucchero, o anche meno, dipende da quanto è acido. Questo corregge l'acidità, però mi piace come piatto, infatti ho visto, l'ho preso anche due pezzi perché è molto buono. Brava, complimenti Iole. E ma che cosa hai combinato? No, allora, piatto secondo me è un po' troppo dolce. Ti spiego perché. Aceto balsamico così ridotto insieme alla dolcezza dei pomodori, non lo so, al di là di tutto il pollo è cotto benissimo, cioè su questo sì. Quanto riguarda l'accostamento che hai messo, secondo me è troppo dolce, però buono, un po' più di sale la prossima volta. Invece, secondo me, al contrario di quello che ha detto Eugenio, il dolce del pollo è molto molto buono, anche se l'accostamento con il pomodoro, con il pomodorino non mi ha fatto impazzire, per cui magari avrei scelto un'altra, qualcos'altro come condimento, ma la dolcezza dell'aceto balsamico invece era molto buona. Però forse è meglio che questa volta ci consultiamo in privato. Ok, due secondi precisi e torniamo. Che decisione difficile, Adele. Esatto, avevamo dei pareri abbastanza contrastanti, ma... ma abbiamo scelto di giudicare i piatti sulla base del tema che avevamo dato, quindi il pollo. Per questo motivo, perché la cottura risultava più azzeccata dell'altro e perché il tema, secondo noi, è stato più centrato in quel piatto... La vincitrice di questa puntata di Sformat è... Emma! Congratulazioni Emma, sei la nostra seconda vincitrice. Grazie, grazie, grazie. Iole, dobbiamo dire che eravamo molto molto indecisi, perché anche il tuo piatto era molto buono, quindi è stato purtroppo... abbiamo dovuto prendere per forza una decisione. Io fino all'ultimo ti ho difeso, perché secondo me qua c'era un elemento di novità, seriamente, non sto scherzando, solo che poi abbiamo deciso di confrontarci sul pollo e quindi abbiamo scelto Emma. Comunque è un buonissimo piatto, sicuramente da casa la proveranno, è fantastico, davvero. Non ho parole perché è stato degli accostamenti bellissimi. E sicuramente a casa vostra la sfida ai fornelli è ancora aperta. Invece voi che ci state guardando dai vostri computer, fateci sapere com'è andata sulla pagina ufficiale di Facebook di Sformat, appunto. Quindi, dalla mensa della Luis Guido Carli, nella sede di Viale Pola, gestita da Cheer Food, è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao.